Allora, siamo in compagnia del professor Piero Florindo Gallicchio, in visita a Lauria con un gruppo nutrito di ragazzi di Albano di Lucania, ma non solo, perché ci sono i ragazzi di tutta quell'area, ma adesso il professore ce lo dirà, perché vi è un progetto molto bello che ha visto gemellate Lauria a vari paesi che il professore rappresenta in questo momento. Allora, di che si tratta? Allora, si tratta di un lavoro inedito, tra un progetto educativo approvato nell'anno scolastico 2015-2016, che comprende due fasi: l'adozione di una narrativa dal titolo Massacro a Lauria, con il patrocinio della Regione Basilicata, infatti la Regione Basilicata ha acquistato 200 copie, e poi l'incontro con l'autore, seguendo una seconda parte che comprende la visita guidata a Lauria, ai luoghi dove avvenne il famoso massacro del 1806. È un qualcosa di inedito che io stavo lavorando da 2 anni e che poi ho per caso trovato su internet il testo, mi sono imbattuto nel testo del professore Boccia, e con lui abbiamo concordato questo incontro che è stato approvato poi ad Albano e ha visto la sua realizzazione l'11 febbraio, quando il professore ha partecipato alla 5ª edizione del progetto Incontro con l'autore, e oggi ci troviamo a Lauria per vedere i luoghi dove avvenne il massacro e far vedere ai ragazzi dal vivo di che cosa si trattava. Essendo qualcosa di inedito, si pensava che fosse un fatto di criminalità dovuto a brigantaggio, in realtà fu una rivolta popolare contro i francesi. Logicamente noi abbiamo fatto un lavoro di approfondimento con cartelloni e ricerche, e abbiamo ricostruito la cartografia dei luoghi nel sud Italia. I ragazzi in un primo momento sono rimasti frastornati, perché era un qualcosa di nuovo, perché non era riportato nei libri di testo, e poi hanno partecipato, infatti hanno avuto quella curiosità di venire a vedere i luoghi. Infatti noi oggi portiamo i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Albano, che comprende 6 comuni, Brindisi, Trivigno, Albano, Pietrapertosa, Castelmezzano e Campomaggiore, e i ragazzi sono qua. Oggi abbiamo già visitato stamattina il rione inferiore, con la chiesa di San Giacomo, il monastero degli Osservanti, e oggi nel pomeriggio ci sposteremo nel rione superiore, dove visiteremo la chiesa madre di San Nicola di Bari. E poi concluderemo con una visita al monumento dove avvenne, in pratica, dove furono nascosti i corpi. È stato un lavoro interessantissimo e penso che lo continuerò nei prossimi anni. Quindi, grazie. Professore, chiaramente diciamo, questa visita aveva questa peculiarità, però poi ovviamente vi è stata l'occasione per anche vedere altro. Insomma, ecco, siccome è sempre molto interessante, no? Capire da occhi esterni cosa colpisce di più di questo paese, nello specifico Lauria, ecco, cosa l'ha colpita? Allora, io non conoscevo questo paese e ho visto molte cose nuove, ad esempio le chiese che io non conoscevo, e poi il fatto che era chiamata la Porta della Calabria. Io ho condotto anche degli studi approfonditi sulla viabilità regionale. Ad esempio, io non sapevo che nel 1806 la SS-19 si fermava a Lauria. Ripeto, comunque è stata una bella esperienza, posso dire, a parte che è al confine con la mia regione, con la Calabria, quindi ecco, è un paese bellissimo veramente. Ringrazio l'amministrazione, perché sono stati gentilissimi, poi l'assessore Carlo Magno, l'assessore Zaccagnino e l'avvocato Boccia, che è stato disponibilissimo. Allora, siamo con Mario e Lidia, poi ci diranno loro i cognomi. Ecco, abbiamo appreso, insomma, ecco, che avete particolarmente approfondito questa pagina di storia della Basilicata. Sì, ho trovato molto interessante questa storia, perché parla di un nostro paese, Lucano,
che è stato sabotato dai francesi nel 1806. Ecco la particolarità, davvero tantissime persone uccise, si parla addirittura di un migliaio, ecco, qua, si sono raccontate grazie all'avvocato Boccia, l'autore del libro, anche tanti episodi all'interno di questa tragedia. Quale ti ricordi con più ti ricordi in maniera particolare? Quando i francesi sono entrati alla Oria e poi dopo che avevano ucciso le persone hanno cominciato di nuovo a infilzarle, hanno ucciso donne e bambini. Quindi davvero tanta violenza. Lidia, allora è davvero una pagina terribile, brutta, che però vi ha appassionato. Sì, già appassionato perché comunque diciamo che la nostra regione è un po' scordata dal mondo e quindi sapere che abbiamo un fatto storico è anche bello poi scoprirlo, impararlo. Ecco, abbiamo chiesto a Mario un po' la cosa ti ha colpito in particolare, un episodio, perché ricordiamo nel libro dell'avvocato Boccia sono spiegati tutti i momenti, quasi una cronaca di quelle giornate. Soprattutto quando è che i francesi poi sono andati a cena e cioè, hanno rubato anche le posate, hanno distrutto tutto. Chiaramente avete approfondito anche la figura di questo sacerdote, no? Che cercò di opporsi a tutto questo sterminio, il beato Domenico Lentini. Ecco, un pensiero su questa persona. Questa persona è stata davvero una persona che ha saputo difendere la sua città e non ha mai mollato anche davanti comunque alla quasi la morte, perché non ha mai ha difeso tutti i suoi cittadini. Grazie. Allora, siamo in compagnia di due persone importanti, diciamo almeno per questa iniziativa, l'avvocato Boccia che ha un po' acceso, no? Un po' la miccia di questo interesse. I ragazzi hanno detto parole, Lidia e Mario che abbiamo intervistato qualche istante fa hanno parlato davvero con, hanno approfondito, ecco, hanno letto bene il tuo libro, avvocato, e penso sia una soddisfazione. Poi ascolteremo anche la voce dell'amministrazione comunale. Complimenti anche all'amministrazione comunale da parte degli ospiti, perché hanno particolarmente gradito anche le attenzioni che avete loro riservato questa mattina. Ma partiamo un po' dall'artefice, no? di questa visita molto bella. Antonio, ci diamo del tu, ci conosciamo, anche un po' toccante, perché qui alla fine è un dramma che si racconta e allo stesso tempo però i ragazzi di un'altra parte della nostra regione si sono particolarmente legati a questo fatto. Sì, è vero Mario, come al solito hai inquadrato in maniera perfetta con la tua consueta sensibilità. Si parla di un eccidio, insomma, di mille persone, di bambini, ragazzi, loro ai ragazzi delle medie di questi centri del Potentino ha interessato particolarmente proprio l'episodio molto toccante che riguardava quello dei bambini laurioti di 210 anni fa, perché quest'anno poi ricorrono, assessore, i 210 anni. Sì, il fatto tragico è un po' stato uno spartiacque per Lauria, chiaramente è un episodio negativo visto col senno di poi, è un episodio drammatico e noi facciamo bene a ricordarlo. Io devo dire che sono veramente contento di come il sindaco e la giunta cittadina negli ultimi anni ha voluto ricordare con particolare attenzione questo episodio tragico, al tempo stesso anche eroico, che vide protagonisti sfortunati i nostri antenati. Assessore, insomma, l'avvocato ha disegnato un po' la cornice, no? Importante, che è servita. Tra l'altro ricordiamo che Antonio è stato ad Albano, ha presentato nei mesi scorsi il libro, anche in questo caso questo incontro è stato ricordato in particolare dal professore Gallicchio con particolare trasporto, e chiaramente l'amministrazione assolutamente deve favorire, no? Questi tipi di incontro che sono anche momenti forti da un punto di vista educativo. Sì, assolutamente sì, l'amministrazione non solo ha favorito, ha sostenuto molto l'iniziativa, anche perché è un testo storico scritto da un nostro compaesano, adottato in 5 istituti comprensivi, in particolare le scuole medie dell'Alto Potentino. Per noi è doppio motivo di orgoglio, uno perché insomma, l'autore
e l'Auriota, e due perché attraverso i fatti storici si approfondisce la conoscenza del territorio, che penso che sia la base, perché i ragazzi, soprattutto partendo da questa età, possono amare la terra natia e da qui partire per una migliore valorizzazione. Quindi sì, l'abbiamo sostenuto, ho accompagnato con piacere l'avvocato Boccia a Trivigno per la presentazione del libro, e stamattina è stato un piacere ospitarle, perché abbiamo 100 ragazzi, quindi far visitare le nostre chiese, anche le nostre bellezze, perché io lo dico sempre, orgogliosa come sono di Lauria, e far conoscere i nostri luoghi penso che sia motivo di orgoglio per tutta la cittadinanza. Grazie assessore, chiudiamo con lo storico, una domanda, ecco, proprio davvero a chiusura, questa strage si poteva evitare? C'è stato un momento in cui gli eventi potevano prendere un'altra direzione, magari se il popolo fosse stato meno irruento, ecco, meno arroccato? È una domanda, come dire, la storia vista con una lente diversa, quella nostra, insomma, che abbiamo la possibilità di valutare determinati fatti. Ma guarda, caro Mario, c'è in effetti uno studio molto bello che ha curato Monsignor Cantisani, io ho un po' collaborato, un pochino, è la riscoperta, tu ricorderai, qualche anno fa, della cronaca di Monsignor Ludovici, di cui pure tu ti occupasti. Monsignor Cantisani dà una lettura particolare, e Monsignor Ludovici, che poi era presente e che forse fu il fautore di questi eventi, ahimè tragici, ha lasciato questo scritto politico, per cui è una storia, come dire, da interpretare come ogni singolo episodio che accade nella storia maggiore così come nella storia minore. Questo è venemenziel sotto determinati profili, ma in realtà è storia con la S maiuscola, perché ha avuto la possibilità di dare in chiaro e scuro, e probabilmente molto di più in negativo per quanto riguarda Lauria, alcune risposte, quindi negatività, perché per quanto riguarda gli uffici e tutto il resto lo sappiamo benissimo, insomma, se si furono spostati per la maggior parte al Lago Negro, si poteva evitare, la risposta è nì, perché la popolazione probabilmente era per la maggioranza schierata con i sovrani legittimi, e perché Monsignor Ludovici, scritto politico a parte, magari lasciato con una data, come dire, retrodatata, Monsignor Ludovici fu uno dei collaboratori più importanti del cardinale Ruffo, quindi Lauria probabilmente, tra virgolette, se me lo lasci passare, non fu molto fortunata nella scelta, un episodio sfortunato e negativo, però la popolazione scelse la resistenza oltranza, e ahimè Mario, gli andò male, ma questo lo sappiamo. Avvocato, permettimi una domanda supplementare, innanzitutto un pensiero anche grato, credo che la cittadina dovrebbe avere nei tuoi confronti, ma anche nei confronti di tua sorella, perché vogliamo raccontare un po' cosa accadde quando fu posto il monumento nella villa comunale, perché all'epoca Chiara era assessore e si prodigò. E quindi, ecco, una così, anche se probabilmente ti metto in difficoltà, però un pensiero per tua sorella, e poi però chiudiamo con l'aspra polemica che ci fu, perché fu presentato alla presenza di importanti personalità, di storici, che però, insomma, ecco, vennero capiti in un certo modo. L'episodio che dici tu esattamente 10 anni fa è successo, Mario. Sì, anche se, allora, innanzitutto devo dare atto all'assessore alla cultura attuale, alla professoressa Carlo Magno, che ha dato una giusta lettura, e forse era ora, agli eventi che sono successi ormai ben 210 anni fa, quindi da 3 anni in maniera, come dire, pacifica e così condivisa da parte di tutta la cittadinanza, è vero Lucia, viene ricordato, chiaramente non festeggiato, perché si tratta di un episodio tragico, tu sei molto attento e ricordi anche più di me, a dire il vero il parto del monumento fu molto travagliato, perché iniziò nella giunta in cui c'era Chiara e c'eri pure tu, e non fu voluto da una parte politica, diciamo, di estrema sinistra. Poi però il sindaco Pisani, vuoi perché avvocato, vuoi perché in quell'occasione fu poco socialista e molto democristiano, riuscì a accontentare un po' tutti quanti. Le polemiche furono aspre da parte della componente comunista, che un po' si ritiene depositaria forse dello spirito del giacobinismo, dello spirito giacobino, però
io devo dire che forse anche grazie all'aiuto dell'assessore Lucia gli avvenimenti adesso vengono riletti in maniera più attenta e quindi con maggiore criticità, e anche perché tutto sommato sono passati più di due secoli che insomma ci arrabbiamo ancora tra borbonici e giacobini, mi sembra un po' fuori tempo massimo, insomma. Come se parlassimo oggi di Guelfi e Ghibellini. Esatto, proprio così, come quando si parla di Garibaldi. Pure a me Garibaldi non piace, però voglio dire, non è che non per questo faccio succedere drammi se ci sono delle strade intitolate. Tra parentesi, a Lauria non ce ne sono e la cosa mi fa piacere. Due parole non proprio conclusive, anche perché stiamo continuando il tour della storia, però proprio su questo episodio, in particolare sul luogo dove ci troviamo, perché in effetti voi avete letto un po' sul libro, insomma, altrove, che si parla dell'onda dei morti, di questo fiume di persone, di un migliaio di persone che furono seppellite perché erano state ammazzate, perché non c'era uno spazio necessario e sufficiente, anche perché all'epoca non c'erano nemmeno i cimiteri così come li concepiamo noi. Beh, l'onda dei morti è questa grande fossa comune, è proprio dove sono i vostri piedi, perché qui nel 1806, tra il 9 e il 10 agosto, fu celebrato questa esequia lunghissima che durò due giorni e furono seppelliti circa 1000 concittadini di Lauria. Il nome di questa fossa comune è proprio quello dell'onda, perché dà l'idea di tutti questi cadaveri che dovevano essere sepolti. Questa cosa è stata un po' dimenticata per molto tempo, anche perché era un episodio chiaramente non bello da ricordare e che forse induce pure i laurioti a pensare sul modo di comportarsi, sul fatto di essere sempre magari non in prima linea. Vabbè, poi bisognerebbe farci studi sociologici e non è il caso. Comunque nel secondo dopoguerra qui fu costruito il campo sportivo verso la fine degli anni 40 e in quell'occasione ahimè tornarono alla luce, il caso di dire, numerosissimi scheletri, e quindi furono trovati si capì benissimo che quello che la memoria non voleva ricordare più, perché erano passate già tre generazioni, e virtualmente furono rinvenute varie ossa che poi furono portate nei cimiteri di Lauria. E altra cosa da dire che riguarda il 2006, cioè che passati 200 anni l'amministrazione comunale ha voluto ricordare il sacrificio di questi concittadini e quindi di questo migliaio di persone che tutto sommato difesero quelli che erano i loro valori in tutti i sensi, e forse anche sotto il profilo economico per quello che ahimè successe, per l'eccidio che fu perpetrato. Ultima cosa a chiusura, che non riguarda proprio la villa, quella che adesso è diventata una villa comunale dagli anni 50, dalla fine degli anni 50, e riguarda altro tipo di cadaveri, è una cosa un po' lugubre, però la dico lo stesso. In alcuni palazzi storici sono stati rinvenuti, tipo Palazzo Viceconti, insomma nei pressi del Palazzo Vescovile,
civile, sono stati rinvenuti altri scheletri, questi però con indosso l'uniforme della gendarmeria francese, e gli ultimi addirittura in epoca recentissima, cioè post terremoto del 1980, sono stati rinvenuti nelle nicchie di alcuni di questi palazzi, perché evidentemente gli abitanti di Lauria ogni tanto facevano sparire qualcuno di questi francesi che restarono dal 1806 al fino al 1811, e non avevano la possibilità di rendere, come dire, questa cosa nota, questo crimine, perché si trattava di reati, e quindi li muravano. E questo per dire che poi sono stati trovati non solo ossa di resti umani qui nella villa, ma anche nei palazzi circostanti, dove ogni tanto qualche soldato francese scompariva, e è riapparso poi solo recentemente. Grazie per l'attenzione. Grazie.